Allora, lo scopo di questa serata, nel nostro intento sarebbe quello di fare una chiacchierata sui meccanismi della visione. Ci passeremo un po' la palla, io farò qualcosa di fisiologia e Valerio naturalmente parlerà di argomenti più fisici. E lo scopo sarebbe quello, teoricamente, di aiutarci a migliorare il nostro modo di vedere di notte e passare da questa teorica situazione in cui c'è naturalmente un gruppetto che saremmo noi comuni mortali, passare, transitare nella nostra parte destra dello schermo dove c'è il nostro socio che ha una capacità di visione notturna assolutamente non comune. Non ci riusciremo, però con qualche piccolo accorgimento potremmo cercare di fare qualcosa di più. Allora, Su Valerio, vuoi questo dire appunto, se qualcosa? io adesso ci passiamo un po' la palla, come diceva Orio, il primo esperimento di una conferenza, diciamo una chiacchierata con un medico e un fisico, speriamo che funzioni. Questo è lo spettro, cosiddetto spettro elettromagnetico, cioè è la rappresentazione delle diverse lunghezze d'onda, vedete dai raggi gamma che sono le lunghezze d'onda più corte fino alle onde radio che gli oggetti emettono, che gli oggetti stellari, galattici, insomma, gli oggetti dell'universo emettono. Come vedete, il nostro occhio è posizionato qua, cioè noi vediamo solo questa finestra, cioè vediamo le emissioni che vanno da 350 nanometri e 760 nanometri. Un nanometro è un milionesimo di metro, cioè sostanzialmente le lunghezze d'onda del visibile, quindi sono un po' sotto 1000 nanometri, sono un micron e quindi diciamo tra 0,4 micron e 0,7 micron. Al di fuori di quello l'occhio non vede. Abbiamo però la fortuna che la gran parte delle emissioni degli oggetti celesti sono distribuiti su tutto lo spettro elettromagnetico e non ci sono grandi differenze tra, diciamo, le osservazioni se si facessero nel visibile o in altre lunghezze d'onda. Ci sono casi particolari di emissione, soprattutto nel gamma e nell'X, anche nel radio, ma diciamo che sebbene questa finestra, come vedete, rappresenta un infinitesimo di tutto lo spettro, noi con il nostro occhio riusciamo a vedere una gran parte di ciò che è l'universo. Bene, allora parlando del. Si vede perché qui io ne vedo solo un pezzo sul mio schermo, scusate. Allora, parlando del nostro senso della vista, possiamo dividerlo così come negli altri, idealmente in tre gruppi. Allora, il sistema di ricezione, il sistema recettoriale, il sistema di trasmissione dei dati, il sistema di ricezione dall'altra parte con l'elaborazione dei dati. Ora, per lo scopo di questa sera, è evidente che noi non possiamo agire né sul sistema di trasmissione né sul sistema di elaborazione, perché allo stato attuale non ci sono possibilità di modificare realmente la capacità del cervello di vedere. Mentre invece possiamo agire o prima, quindi strumenti migliori, cielo più buio, filtri interferenziali, filtri che possono esaltare determinate lunghezze d'onda che emettono oggetti del profondo cielo. Tutte cose che però non rientrano nel tema di questa sera e che magari di cui parlerà forse Roberto Bracco sulla serata sugli strumenti. Tutto questo ha un costo, invece noi naturalmente da buoni liguri cercheremo di utilizzare quello che abbiamo già, cioè di fatto utilizzare al meglio il sistema recettoriale che sarebbe poi il nostro occhio. Tengo a dire che l'unico caso dei nostri sensi in cui praticamente tutte le cellule che compongono i vari blocchi derivano quasi, diciamo per la maggior parte, ecco, tutte le cellule del sistema nervoso centrale è proprio la vista. Lo dico perché, per esempio, la struttura visiva, la struttura retinica è estremamente complicata e riflette molto quello che poi succede a livello corticale. In altri termini, anche l'occhio è un pezzo di cervello modificato. Vedete qui, diciamo il più brevemente possibile, che cosa, un riassunto delle vie ottiche, vedete qui questo è un cervello visto da sotto, cioè dalla base cranica, i due bulbi. Vedete che in realtà nella parte schematica vi rendete subito conto come ogni occhio ha un suo campo visivo, la maggior parte del quale è sovrapposto con quello dell'altro. Vedete che le fibre
della parte temporale della retina, della parte nasale, vengono raccolte dal nervo ottico, che solo in parte si incrocia a livello del chiasma ottico. Questi sono i tratti ottici, praticamente queste due cosette qua, di qua e di là, che finiscono nel corpo geniculato laterale. Questo è già una importantissima zona di smistamento, elaborazione anche dei dati, non è solo uno smistamento. Ci sono alcune persone che hanno una cecità corticale, non vedono nulla, ma percepiscono che qualche cosa si muove, perché una parte della percezione del movimento avviene proprio qui. Da qui partono le radiazioni ottiche, che sono queste, che finiscono nel solco calcarino, dove c'è la corteccia primaria visiva, che è l'area 18, naturalmente associata ad altre aree che fanno altre cose. Allora, vedete come da queste parti a un certo punto si staccano delle fibre che vanno in alcuni punti, alcuni nuclei del sistema encefalico, per esempio il nucleo di Edinger-Westphal, i collicoli. Perché? Perché sono dei sistemi di retroazione per quello che serve ai movimenti oculari, perché non dobbiamo dimenticare che gli occhi si muovono. Allora, si muovono per varie ragioni. Una è, ci sono i movimenti che sono coniugati, cioè noi dobbiamo cercare, siccome siamo persone che abbiamo gli occhi davanti, quindi abbiamo la fortuna di avere un campo visivo tridimensionale, abbiamo appena detto che i due campi visivi degli occhi sono diversi, ma la parte che si sovrappone, ed è quella che ci dà la visione tridimensionale, deve essere assolutamente sovrapposta, altrimenti vediamo doppio. Allora ci devono essere dei sistemi che correlano il segnale visivo per dire, no, guarda, che una sorta di autoguida, per diciamo, paragonarlo a uno strumento astrofilo, no? Per cui questi sono i movimenti, cioè se tira l'occhio, io guardo verso destra, tirerà il muscolo retto mediale dell'occhio di sinistra e il retto laterale dell'occhio destro. E quindi dovrà mollare il retto laterale dell'occhio sinistro. C'è una cosa ovviamente molto complessa, ma che è assolutamente automatica. Poi quali sono gli altri movimenti degli occhi? Movimenti di accomodazione e di convergenza, cioè se io devo mettere a fuoco un oggetto che è più vicino, devo focalizzare i due bulbi, questa volta devono convergere, e parallelamente a questa cosa io devo fare in modo che il cristallino, che è quella lente variabile, diventi più panciuto, aumenti il numero delle diottrie e permetta di far vedere più vicino. Poi esiste, questa è l'accomodazione, la convergenza, e poi esistono i movimenti di variazione del foro pupillare per l'adattamento, per esempio, alla luce intensa, no? Quindi la miosi, la pupilla che si stringe, la midriasi, la pupilla che si dilata. Non è la stessa cosa, sono proprio due vie diverse. Una fa capo a questi nucleo di Edinger-Westphal, l'altro al simpatico cervicale, qui non è neanche scritto. Per ultimo, ma in realtà è la cosa più importante, ci sono dei movimenti che sono involontari, sembrano quasi un disturbo, e sono i micromovimenti che si chiamano movimenti saccadici, che servono all'occhio quando noi guardiamo qualcosa di fisso, in realtà non lo fissiamo mai completamente. C'è sempre una sorta di spazzolamento del campo visivo micrometrico. Questa è una cosa che sembra strano, ma invece di costituire un disturbo è proprio il meccanismo che ci permette di vedere, per due motivi, li vedremo meglio dopo. Uno, fondamentalmente, perché se noi fossimo davvero fermi satureremmo immediatamente, entro poco, tutti i recettori per motivi biochimici, e quindi non vedremo più niente. E l'altro perché i movimenti di spostamento mettono in atto dei meccanismi di esaltazione dei contrasti, che sono poi alla base della visione. Finalmente siamo arrivati all'occhio. L'occhio nostro, naturalmente non è l'unico occhio che esiste. Questo, cioè, diciamo che, vedete, qui c'è un'immagine ecografica che ricalca piuttosto fedelmente quello che c'è di là, no? Allora, una camera anteriore, il cristallino, il corpo vitreo. Allora, questo non è un occhio, non è l'occhio migliore, non c'è un occhio migliore, c'è quello che serve alla specie che lo utilizza per andare avanti, no? per vivere normalmente. Allora, c'è un occhio, per esempio, gli insetti hanno un occhio composito che ha una bassissima acuità visiva, però un campo enorme, perché l'insetto deve evitare di essere predato. Se provate a prendere una mosca ve ne accorgete subito, no? Naturalmente l'acuità è bassissima, perché per avere la nostra acuità visiva un occhio composito dovrebbe essere grosso un metro, e quindi ovviamente gli insetti hanno meno acuità visiva di noi. L'aquila deve vedere da lontano, ha un bulbo oculare allungato e quindi vede telescopicamente, paga questo con un campo visivo più ridotto. Ci sono addirittura degli animali che sono ciechi,
in alcuni stadi della vita e in altri no. Hanno non dei veri occhi, ma dei recettori per la luce. C'è un gamberetto che vive, è una curiosità però interessante, cioè un gamberetto che vive in quelle specie di zone a 3-4 mila metri di profondità nella dorsale atlantica, dove ci sono queste specie di attività vulcaniche. C'è un gamberetto che vive lì, siccome lì di luce non ce n'è, nello stadio di adulto lui non ha occhi, però dato che la larva vive molto più in superficie, ha dei recettori visivi che sono simili alle nostre cellule gangliari e le ha sul dorso, quindi capisce dov'è la luce e va dall'altra parte. Cioè, diciamo che ognuno ha il suo piccolo occhio. Noi abbiamo il nostro, che vedete che è particolare perché è fatto, è tondeggiante, non è rotondo, vedete che qui ci sono diversi raggi di curvatura, qui c'è la cornea che è trasparente, vedete che ha un raggio diverso dal bulbo vero e proprio, poi ci sono dei sistemi diciamo di interfacce che sono dei veri e propri diottri, quindi diciamo tutto l'occhio costituisce un sistema diottrico per poter mettere a fuoco esattamente qua, che è la retina. Lo scopo è questo. Allora, il gioco è che interfacciandosi, qui c'è la camera anteriore dove c'è l'umoracchio, qui c'è la pupilla, qui c'è il cristallino, sono tutti sistemi con diverso indice di rifrazione e diversa curvatura. Questa è variabile, siamo d'accordo. Qui c'è il corpo vitreo, che è un gel, quindi ancora un altro indice di rifrazione, un gel perfettamente limpido finché lo rimane, perché poi tutto questo discorso va incontro al normali meccanismi di invecchiamento. Lo scopo di questa situazione è permettere all'occhio di guadagnare ancora qualche diottria, e ne ha 59. Vuol dire che se ci fosse solo il cristallino, noi metteremo a fuoco a circa 10 cm, invece riusciamo a mettere a fuoco, ovviamente quando siamo giovani, a 2 cm. Tutto questo gioco è fatto appunto con questa differenza di interfacce di varie sostanze. Dicevo appunto prima che tutto va bene fino a una certa età. Allora, intanto c'è il problema del foro pupillare che varia da 2 mm a 8 mm, ma in una persona che ha meno di 20 anni. A 50 anni è già molto se arriva a 5 mm, quindi cominciamo già a perdere un po' di luce lì. Poi ci sono strutture come il cristallino, qui lo vedete che è normale, perfettamente limpido, guardate qui, qui c'è la cataratta, si vede molto bene in ecografia. Qui dietro c'è il corpo vitreo, a cose normali, cioè senza particolari patologie, ci sono delle sostanze che normalmente invece di essere eliminate si accumulano e creano delle membrane vitreali, se funziona il filmato si vedono. Ora vedete che qui a un certo punto c'è qualcosa che sembra un fantasmino, eccolo. Questa roba, questo è il nervo ottico, eh? Questa roba qui ovviamente non essendo a fuoco non disturba tanto, non le vediamo a meno che non fissiamo un muro bianco, però questo porta via della luce, che vuol dire che quelli diversamente giovani, come per esempio io e Valerio, vedono meno, hanno già il 30% di luce in meno a cose normali. Bene, siamo arrivati in fondo, no? Siamo arrivati su questa membrana che è disegnata in rosso, che è la retina. Questa specie di connettore è il nervo ottico, no? In questo punto vedete che ci sono due, una vena, un'arteria, che è l'arteria della vena centrale della retina, che lo attraversano. Qui ci sono solo fibre, per cui questo è un connettore. Qui c'è una zona che è la macchia cieca, cioè noi qui non vediamo niente. Non vediamo niente perché dei recettori non ce ne sono. In tutte le altre zone della retina, la retina è complicatissima, è fatta così. Però, vedete, notate questo punto, vedete questa specie di incavo? Questo è in realtà, poi vediamo perché è così, perché c'è la cunetta, diciamo, no? Questa in realtà è la fovea, che è la zona di massima acuità visiva. Ora, qui succede già una cosa strana. Intanto notate che, allora, se io faccio una fotografia, normalmente devo fotografare un panorama, passo davanti alla gente e fotografo. Qui avviene una cosa diversa, perché la luce arriva di qua. Cioè, questo è il fondo, eh? Quindi praticamente la luce che arriva qui davanti, invece di incontrare subito i recettori, che sono questi, coni e bastoncelli, ricordo che i bastoncelli sono recettori monocromatici e che sono quelli che interessano a noi, perché sono quelli più sensibili, che entrano nella visione, diciamo, a bassa quantità di luce. E non ci sono qui nella fovea.
vedete che qui non ci sono, quindi per noi è una iattura. Noi che vogliamo fare gli astrofili proprio nel punto dove l'occhio tende a convergere, non abbiamo, diciamo, il materiale necessario. Però gli altri sono i coni. I coni ce ne sono di tre tipi, poi li vediamo meglio. Sono i coni, per il, vedono i colori, per il rosso, per il blu e per il verde. Sono molto meno sensibili, però hanno, danno il massimo dell'acuità visiva e infatti sono un po' sparsi ovunque, ma nella maggior parte sono qui dentro. Ce ne sono 7 milioni al confronto dei 125 milioni di bastoncelli, che però sono da tutte le parti meno che per noi dove dovrebbero essere. Naturalmente, ragionando da astrofili, ragionando da persone normali, senza offesa per gli astrofili, la questione non è proprio così. Allora, la cosa curiosa è che la luce, prima di arrivare ai recettori, invece di deve attraversare, invece di avere la strada libera, deve attraversare un sacco di roba. Quindi, perché? Non è molto chiaro questo. In realtà, probabilmente è dovuto al fatto che filtra un po' di luce parassita, cioè praticamente di rifrazioni. Questo strato in fondo, che è praticamente carico di melanina, è uno strato che serve di attenuazione, cioè tutti i fotoni che arrivano in fondo e che non hanno eccitato i recettori, per non, appunto, per non essere riflessi e disturbare, con la, vengono attenuati da questo strato che è il, l'epitelio pigmentato. Allora, qui c'è un sacco di roba. A partire dalla superficie ci sono le cellule gangliari. In realtà, qui sono disegnate tutte uguali, ma ce ne sono almeno 12 tipi, vedremo poi dopo meglio. Dagli assoni delle cellule gangliari, che sono dei veri e propri neuroni, nascono le fibre del nervo ottico. Qui c'è tutta una serie di interconnessioni con le cellule macrine, le cellule bipolari, le cellule orizzontali, sia, sia sull'aspetto verticale, sia sull'aspetto orizzontale. È un po' complicata, ma adesso passo subito la parola a Valeria, perché qui già vengono fuori due ragioni, anzi, dico ancora due cose. Dico ancora due cose. Abbiamo prima, ricordate la zona curva, no? Ho appena detto che nella maggior parte dei casi, cioè dove ci sono i bastoncelli, vale a dire da tutte le parti, meno che qui, la luce deve attraversare, perché i bastoncelli, probabilmente questo ha un senso, i bastoncelli sono più sensibili, quindi risentono dei fotoni parassiti e quindi questo fa da filtro e le cose vanno meglio. Ma dove veramente dobbiamo avere il massimo dell'acuità visiva, che poi è una zona che è meno di 2 mm, che è la fovea, e dove ci sono solo coni, vedete che è come se l'epitelio della retina si aprisse, le cellule gangliari e tutte le altre che sono nei vari strati si spostano e lasciano proprio un vuoto. A questo punto la luce colpisce davvero prima i recettori. È questa zona qua. La cosa curiosissima è che in realtà noi vediamo tutto in 2 mm e in realtà il cervello ricostruisce tutto il resto. Vedete qui la differenza tra grossolana, insomma tra i tre tipi di coni, abbiamo già detto dove sono. Le connessioni orizzontali vuol dire che quelle cellule accessorie, diciamo, connettono alcuni gruppi di recettori veri e propri. Naturalmente, quanto meno sono le connessioni orizzontali, tanto più aumenta la risoluzione, perché voglio dire che segnali da pochi coni raggiungono e passano direttamente alle fibre del nervo ottico. Al contrario, i bastoncelli invece hanno tante connessioni orizzontali, il che permette di avere più recettori disponibili, quindi più sensibilità, ma naturalmente meno risoluzione. Allora, vedete che c'è una differenza di sensibilità nella frequenza dei colori, la lunghezza d'onda. Vedete che i bastoncelli, che sono questi, in realtà sono monocromatici, ma reagiscono a una luce che è tra il verde e il blu, più verso il blu. Tra parentesi, allora, siccome gli ultravioletti danneggiano sia la retina, e questo bisogna anche pensare per l'eliminazione a LED blu, tra parentesi, che dovrebbe essere molto più calda, siccome rovinano le cellule recettoriali dei coni, i blu sono probabilmente anche per questa ragione meno apposta, vengono filtrati sia dalla cornea che dal cristallino, anche perché c'è un aumento di patologia dalla cataratta proprio da infrarossi, quindi noi gli infrarossi non lo vediamo. Allora, possiamo passare la parola a Valeria, sì. Perché qui sono venute fuori almeno due o tre quesiti da questo ragionamento. Sì,
per spostarla, diciamo, dalla parte appunto degli astrofi e dell'osservazione. La prima domanda che ci facciamo è, come è scritto qua, quanta luce raccogliamo dalle stelle, no? Dal cielo stellato, dagli oggetti che ne osserviamo. La luce che noi raccogliamo dipende dal quadrato del diametro della pupilla. Cioè, se noi, diceva Orio prima, quando in condizioni, diciamo, di insolazione, la nostra pupilla è dell'ordine, si restringe, il suo diametro è dell'ordine di 2 mm. Quando si allarga, diciamo, in un uomo di età media, medio-bassa, diventa, consideriamo, i 7 mm. Più è larga la pupilla, più si raccoglie luce. Facciamo un esempio, una similitudine banale. Facciamo finta che i fotoni ci stanno arrivando, no, dall'universo, diciamo dalle stelle, dalle galassie, dagli oggetti che noi vogliamo osservare, e facciamo la similitudine con delle gocce di pioggia che cadono dal cielo. Se noi mettiamo che sia un bicchiere che abbia un diametro di 5 centimetri, raccoglieremo nell'unità di tempo un tot di acqua. Se noi ne mettiamo un altro che ha 10 centimetri di diametro, raccoglieremo più acqua. Quanta più acqua? 4 volte tanto, perché, come dicevo, va come il diametro, il quadrato del diametro. Quindi, se il diametro del bicchiere è 5 centimetri, ad esempio, 5 per 5 fa 25, un bicchiere da 10 centimetri avrà un'area, cioè il quadrato del diametro è 10 per 10, 100. 100 diviso 25 fa 4, no? Quindi vedete che dipende, quindi, come dicevo, dal quadrato del diametro. Quindi quando il nostro occhio è 2 mm, il quadrato è 4. Quando sarà 7 mm è 49, e quindi sostanzialmente si raccoglie 12 volte la luce di quando l'occhio diciamo, sta osservando di giorno. Poi noi abbiamo, questo e non solo, significa che noi però abbiamo, diciamo, noi a partire da Galileo, per così dire da Huygens, trovato il modo per raccoglierne di più. Cioè sostanzialmente più noi mettiamo un oggetto che ha un diametro più grande, più raccoglieremo fotoni, come se noi invece nel nostro bicchiere da 10 centimetri mettessimo una bacinella nello stesso tempo e poi svuotassimo l'acqua, no? Raccoglieremmo molta di più, sempre con il quadrato del diametro. E allora che cosa sono stati inventati? Sono stati inventati i telescopi, che servono sostanzialmente a quello. È come se noi avessimo sopra il nostro bicchiere o sopra la nostra bacinella un imbutone che si allarga e che può raccogliere molta più acqua. E ovviamente tutto va sempre con il quadrato del diametro. Quindi, se un telescopietto, che sono il tipico telescopietto amatoriale che si comincia a utilizzare o si cominciava a utilizzare quando si fanno le osservazioni da 7 centimetri di diametro, 70 mm, rispetto al nostro occhio che è 7, se è 10 centimetri di più di diametro, vuol dire che raccoglierà 10 per 10, 100, 100 volte più luce. Uno strumento da 70 centimetri, come quello che è uno dei più grandi, diciamo, telescopi amatoriali, siamo intorno ai 70 centimetri, l'avevamo visto al campo estivo qualche anno fa, rispetto all'occhio è 100 volte di più di diametro, quindi 100 per 100, 10.000, e quindi raccoglie 10.000 più fotoni, quindi 10.000 volte la quantità di luce del nostro occhio. Il nostro occhio si mette all'oculare del telescopio, e quindi è come se noi avessimo un occhio che è la dimensione di 70 mm o di 700 mm, 70 centimetri, come in questo caso. Però il nostro, sì, però il nostro sistema recettivo, e quindi non la pupilla, quindi la dimensione della pupilla è quello che ci dà appunto la capacità di assorbire. Poi, come ha spiegato Orio, c'è tutto un sistema, diciamo, di recettori, e poi c'è il cervello sostanzialmente che elabora le informazioni. Il nostro cervello, noi siamo fatti in maniera tale per cui la nostra sensibilità alla luce è logaritmica. Che cosa vuol dire? Tento di spiegarlo. Circa nel 150 avanti Cristo, Ipparco di Nicea, che è, diciamo, questo signore qua, questi grandi, diciamo, filosofi, studiosi greci diciamo, di 2000 anni fa, sostanzialmente, e più anni fa, aveva, osservando il cielo, aveva catalogato le stelle
le più luminose le aveva chiamate di prima magnitudine e le meno luminose di sesta magnitudine. Poi Tolomeo, che è quest'altro signore, che è vissuto circa invece nel 150 d.C., ha sistematizzato il tutto e sostanzialmente ha preso gli studi di Parco di Nicea e ha portato nel suo Almagesto questa definizione di magnitudini. Pogson, che è un astronomo inglese del 1800, intorno al 1850, cioè circa 2000 anni dopo il Parco di Nicea, studiando l'intensità delle stelle, ha trovato e scoperto che sostanzialmente, siccome, vi dicevo, il nostro cervello vede in maniera logaritmica, non c'è linearità, cioè tra la magnitudine 1 e la magnitudine 6, cioè 5, con 5 magnitudini di differenza, ci sono in realtà 100 livelli di luminosità, cioè una stella di magnitudine 6 è 100 volte meno luminosa, non 5 volte o 6 volte meno luminosa di una stella di magnitudine 1. Il Parco di Nicea e Tolomeo avevano classificato così le stelle perché ovviamente vedevano quello che noi osserviamo, cioè se noi osserviamo una stella, osservavano una stella di magnitudine 2 come se fosse la metà di luminosità della stella di magnitudine 1, le davano magnitudine 2. In realtà non è così, perché il nostro sistema di ricezione va in maniera logaritmica, come dicevo, cioè significa che se una stella è diciamo il doppio luminosa, e la vedremo dopo, in realtà è 2,5 volte, quando la vediamo 3 volte di luminosità è 6 volte qualcosa, quando la vediamo 3 volte di luminosità è 16 volte, quando la vediamo 4 volte più luminosa è 40 volte e quando la vediamo 5 volte più luminosa è 100 volte. Questo è importante perché ci permette sostanzialmente di avere una grande gamma dinamica rispetto a quello che noi osserviamo. Se vai avanti, cioè se voi avrete notato che sia quando si facevano le foto con le pellicole fotografiche, ma anche adesso quando si fanno le foto con le macchine digitali, se si fa una foto a un paesaggio che è in ombra, in parte in ombra e in parte al sole, la foto non è totalmente visibile, nel senso che le parti in ombra a volte rimangono, come si dice, sottoesposte, cioè si vede sostanzialmente tutto nero, mentre la parte al sole si vede luminosa, oppure la parte al sole si vede sovraesposta, cioè non si riescono a vedere quasi nemmeno le figure o i contorni, e si vede la parte in ombra. Ma quando noi osservavamo questo, noi vedevamo invece bene. Questo proprio perché fortunatamente noi, per così dire, appiattiamo queste luminosità, cioè siamo in grado di vedere un bagliore e siamo in grado di vedere una zona d'ombra. Questa si chiama appunto gamma dinamica, questo è appunto l'intervallo di luminosità che un sensore recepisce. Normalmente nel nostro mondo la gamma dinamica è di circa 25 stop. Lo stop, come vedete qui, è la definizione, diciamo, dell'unità di misura che determina un raddoppiamento o un dimezzamento della quantità di luce, cioè se uno stop successivo significa che la luce è raddoppiata, se sono 2 stop si quadruplica, se sono 3 stop si ottuplica perché 2 alla terza e così via. Siccome appunto nel nostro mondo ci sono circa, diciamo, 25 stop, noi col nostro occhio riusciamo ad avere una sensibilità di 15 stop e quindi riusciamo a vedere quasi sempre il tutto. Solo nei casi, diciamo, più estremi ci sarà qualcosa di estremamente buio che noi vediamo totalmente nero, come ad esempio se noi guardiamo un paesaggio con davanti una chiesa, che è una porta aperta. Siccome la porta della chiesa, la chiesa si comporta come un corpo nero, e non sto a spiegare cosa significa, comunque vedremo tutto nero dentro, mentre sappiamo che la chiesa non è nera, perché superiamo i 15 stop. Nel caso della pellicola invece appunto sono 5 stop. Nel caso delle reflex digitali attuali ci sono 6-7 stop e un sensore digitale ottimo adesso riesce ad arrivare anche a 12 stop. Oltre alla capacità di vedere diverse luminosità o diverse magnitudini, come si dice in astronomia, no? come è stato definito appunto da Tolomeo,
È importante in astronomia anche il potere risolutivo. Che cos'è il potere risolutivo? In realtà è importante anche nella vita di tutti i giorni. Il potere risolutivo è la capacità di separare due oggetti vicini. C'è una formula, che è questa formula di Dawes, che dice che il potere risolutivo è 100 espresso in secondi d'arco, è 120 diviso D, dove D è la dimensione dello strumento espressa in millimetri. Nel nostro caso, il nostro strumento è l'occhio, come abbiamo visto, D è la dimensione della pupilla, consideriamo sempre questi 7 mm di apertura pupillare nei casi, diciamo, di scarsa illuminazione, quindi se facciamo 120 diviso D, 120 diviso D fa circa 17, il che significa che noi dovremmo vedere una separazione angolare di 17 centesimi di arco. In realtà noi vediamo un primo d'arco al massimo come separazione. Vediamo di capire perché. Prima di tutto, al limite, inserisco la definizione di, anche se probabilmente è chiara a tutti, di che cosa significa arco sotteso. Allora, un primo d'arco è, per fare un esempio, è un oggetto di un millimetro di distanza due oggetti separati di un millimetro a 3,5 metri di distanza. Cioè il nostro occhio è in grado di vedere, se vede un primo d'arco, due oggetti che stiano distanti un millimetro se sono a 3,5 metri. Che significa che se noi mettiamo questi oggetti a 5 metri o a 7 metri, a 7 metri invece di essere distanti un primo d'arco sarà mezzo primo d'arco, perché saranno visualmente più vicini e l'occhio non è in grado di separarli. Un secondo d'arco è un sessantesimo di primo d'arco, quindi è 60 volte tanto, e quindi diciamo che se noi facciamo 3,5 metri per 60 fa circa 200, quindi risolvere un secondo d'arco significa vedere due oggetti che distano tra di loro un millimetro a 200 metri di distanza. Il secondo d'arco è il tipico obiettivo dell'osservazione astronomica. Quando si osserva con dei telescopi si tende a raggiungere il secondo d'arco. Oltre, sulla nostra Terra non si riesce ad andare, perché sostanzialmente il sink dell'atmosfera non permette di superare il secondo d'arco, perché diciamo la turbolenza atmosferica non ci fa andare oltre, ma sino a quel livello ci si può arrivare. Quindi dicevo, un secondo d'arco è un millimetro a 200 metri di distanza, cioè un metro a 200 km di distanza, un chilometro a 200.000 km di distanza, quindi la nostra Luna, che è a quasi 400.000 km di distanza, significa che con un secondo d'arco noi risolviamo degli oggetti che stiano distanti tra di loro 2 km, no? Per dare un ordine di grandezza. Torniamo un momentino al nostro occhio e tentiamo di capire perché questa formula di Dawes, che ci dice che vale, diciamo, dovrebbe valere per tutti gli obiettivi, quindi sia per i telescopi sia per il nostro cristallino, quindi per il nostro occhio, ci dovrebbe dare 17 secondi d'arco, e invece ci dà. Invece il nostro occhio separa circa 3,5 volte peggio, cioè un primo d'arco. Tento di spiegarlo e il motivo è questo. Voi vedete, qui c'è una schematizzazione di che cosa succede se noi guardiamo un oggetto. In questo caso c'è un albero, vedete, questo albero qui è messo a una certa distanza, passa attraverso il cristallino è appunto la lente, va a colpire i recettori, i coni, qua i bastoncelli e poi la retina, e poi da lì, col nervo ottico, come spiegava Orio, l'informazione elettrica va al cervello. Poniamo che appunto noi guardiamo questo albero, questo angolo qui potrebbe essere intorno, che so, a 45 gradi, no? Perché se questo... Quindi se noi risolviamo un primo d'arco, che è un sessantesimo di grado, significa che noi potremmo risolvere, che so, un rametto che stia qui rispetto all'altro rametto che è qua. Ma se noi restringiamo appunto questa figura a un primo d'arco, questa figura appunto si restringe, lo faccio vedere qua, diciamo, facciamo finta che invece di essere un albero, sia noi stiamo osservando un rametto molto piccolo. Allora, se noi traguardassimo questo, partiremo da qua, andremo a convergere sul cristallino, poi andremo a divergere sui nostri fotorecettori.
I nostri fotorecettori non sono come uno specchio fatto di silice, che quindi ha una, diciamo, le molecole di silice sono molto piccole e molto vicine l'una all'altra. Ci sono ovviamente delle cellule. Queste sono le cellule, diciamo, dei nostri recettori, che sono fatte come una specie di favo di un'arnia delle api, vedete. La dimensione, come vedete qua, di queste cellule è di 5 micron. Se la luce colpisce con la stessa intensità questa o quest'altra cellula, non sono, l'immagine non è separabile. Che significa sostanzialmente che il nostro limite di separazione è dato dalla dimensione di questa cellula. Allora, siccome questa è 5 micron e siccome la distanza focale tra il cristallino e i recettori è 15 mm, questo angolo qua che tentavo di rappresentare è matematicamente l'arco tangente di 5 micron, cioè 0,005 mm diviso 15. E quindi l'arco tangente di 0,05 diviso 15 fa un primo, che significa appunto che noi siamo in grado di risolvere un primo. Diciamo che noi saremmo in grado di risolvere i 17 secondi d'arco teorici se queste, le dimensioni di queste cellule, invece di essere di 5 micron, fossero circa 3 volte e mezzo più piccole. Cioè, se invece di essere 5 micron fosse un micron e mezzo, allora noi avremmo il potere risolutivo teorico della formula di Dawes. C'è un'ulteriore complicazione. Questa è la risoluzione sostanzialmente dei coni, che, come spiegava Orio, sono i fotorecettori presenti in una piccolissima area nella zona centrale, nella fovea. Noi, quando osserviamo di notte, osserviamo con i bastoncelli, che sono più sensibili, ma in realtà addirittura con i bastoncelli questo potere risolutivo diventa ancora peggiore, in alcuni casi molto peggiore, se l'intensità della luce è molto bassa. Passiamo addirittura dal primo d'arco, come ho detto, ai 20 primi d'arco. Quindi, se noi osserviamo un oggetto poco luminoso, come pensiamo di osservare, ad esempio, osservassimo una galassia molto poco luminosa che avesse le dimensioni della Luna, noi non la vedremmo quasi risolta, perché la Luna è 30 primi d'arco. I bastoncelli ci fanno risolvere 20 primi d'arco e quindi sostanzialmente non riusciremo a risolverla. Come suppliamo a questo? Con i telescopi. Ma non riusciamo con i nostri telescopi amatoriali a supplire del tutto. Perché? Un telescopio, prendiamo un telescopio che abbia un diametro di 12 cm, cioè 120 mm. 120 diviso 120 fa 1. E quindi questo telescopio ha una risoluzione di un secondo d'arco. Però, per avere quindi la risoluzione di un secondo d'arco, dobbiamo ingrandire 60 volte rispetto al nostro primo d'arco, in cui ci sono 60 secondi d'arco. Allora, nel caso della Luna, quindi, che è molto luminosa, se noi ingrandiamo 60 volte, e con i nostri telescopi riusciamo ad ingrandire 60 volte, riusciamo a vedere per gli oggetti luminosi una risoluzione di un secondo d'arco. Ma se noi guardassimo una galassia, e questa galassia fosse molto poco luminosa anche con il telescopio, e quindi dobbiamo usare i bastoncelli anche usando il nostro telescopio, la nostra risoluzione di partenza è 20 primi d'arco. Quindi dobbiamo ingrandire 20 per 60, cioè 20 primi per i 60 secondi, 1200 volte. Con i nostri telescopi, siccome la capacità di ingrandire di un telescopio è uguale alla lunghezza focale diviso la lunghezza dell'oculare, siccome tipicamente un nostro telescopio ha una lunghezza focale di 1 metro, 2 metri, e l'oculare hanno una lunghezza focale di 12 mm, facciamo conto, è vero, sono una lunghezza focale di 1200 mm con un oculare da 12, 1200 diviso 12 fa 100, quindi noi possiamo ingrandire 100 volte, possiamo ingrandire 200 volte con i nostri telescopi, 300 volte, ma 1200 volte non ci arriviamo, il che significa che, data la limitazione nostra, dei nostri bastoncelli, noi non riusciamo ad arrivare a queste sensibilità rispetto al potere risolutivo.
Io qui mi fermerei, riderei la parola a te. Sì. Allora, ritorniamo un attimo al discorso della retina. Vedete che qui, questa è una fotografia al microscopio, qui rivedete i vari strati con i recettori e tutte le altre cellule di cui parlavamo, che più o meno sono rappresentate qua. Questi sono i recettori, queste sono le connessioni, naturalmente qui sono molto schematiche, ma questo vuol dire che vedete che alcune sono connessioni verticali, altre sono orizzontali, altre mettono in comunicazione più strutture. Allora, partiamo perché qui succedono varie cose, cioè in pratica qui vengono queste sinapsi, cioè queste connessioni, contatti di una cellula con l'altra, sono inibitorie, sono eccitatorie, fanno tante cose. Quando noi, per far convergere i segnali sulla cellula gangliare, che è questa, tenete presente che la cellula gangliare scarica normalmente, cioè noi abbiamo una sorta di corrente di buio, no? come c'è anche nei sensori. E questa è la ragione per cui in realtà noi il colore nero, cioè il nero, non lo vediamo mai nero. Per vederlo nero noi dobbiamo avere vicino un qualcosa di chiaro, perché altrimenti il segnale di disturbo, perché allora vedendo anche il chiaro entrano in gioco dei meccanismi di sommazione e di inibizione, per cui noi riusciamo a riconoscere, poi lo spiegherà in fondo Valerio, a un certo punto riusciremo a capire che quello è realmente nero, perché altrimenti noi vediamo solo un grigio. Se entriamo in una stanza buia, quello che vediamo non è nero. Questo perché in realtà tutti gli altri segnali vanno a modulare, a bloccare o a aumentare i segnali delle cellule gangliali, che già normalmente hanno una scarica di tipo quasi tonico. Allora, partendo dai recettori, qui avviene una cosa molto interessante, è abbastanza complicata, ma insomma si può anche poi riassumere. Cioè la cosa è estremamente curiosa. Dicevamo che l'occhio si è evoluto nel corso dei milioni di anni. In realtà gli occhi hanno cominciato a cambiare quando intorno al Cambriano, Precambriano, cioè 560 milioni di anni fa, la vita si è spostata in parte dall'acqua alla terra. Lì però una cosa non è cambiata, la rodopsina. La rodopsina è una sostanza che è fatta da una molecola che è fatta dal retinale, che è una forma di vitamina A, ecco perché la vitamina A serve, fa bene alla vista, e una opsina, che è quella fotosensibile. No? La realtà è che il meccanismo che attiva, comincia la visione, qui stiamo parlando dei bastoncelli, perché in realtà la stessa cosa nei coni si chiama iodopsina, è un po' più rapida. Per comodità parleremo della rodopsina, anche perché poi è quella più studiata. Tutto il complessissimo meccanismo della visione parte in realtà da una trasformazione quasi stereotassica, perché in realtà la molecola non cambia subito, cambia la disposizione isomerica spaziale, cioè praticamente la luce fa sì che l'opsina si trasformi dalla forma cis alla forma trans, quindi è una variazione della forma in 3D. A quel punto lì inizia tutto un meccanismo a catena che più o meno si può capire a questo livello, cioè a cose normali c'è una grossa quantità di GMP ciclico, cioè guanosino monofosfato ciclico, che mantiene aperte, diciamo, la pompa cosiddetta del sodio potassio di membrana. Quindi la cellula ha un certo potenziale di membrana. Quando la luce fa attivare questo meccanismo di cis-trans, e allora a quel punto lì si comincia a modificare la molecola, si formano delle sostanze che distruggono, cioè la fosfodiesterasi che distrugge il GMP ciclico, si chiude uno dei canali, si chiude il canale del sodio, quindi entra, praticamente non entra più niente, esce il potassio, cambia la polarità di membrana e lì praticamente inizia il vero potenziale d'azione, che va poi a trasmettersi alle altre cellule, finire sulle cellule gangliari. Perché dico questo? Perché tutto ciò avviene diciamo a velocità diverse, perché poi la cosa è ciclica. Il recettore in un certo modo si scarica, no? Cambia, si impallidisce, la rodopsina è rossa,
Questo, tra parentesi, è la ragione per cui i nostri bastoncelli sono ciechi al rosso. Questo è importante perché serve per noi astrofili per migliorare l'adattamento al buio usando le pile, meglio sia LED rossi, perché come non usare niente, perché per i bastoncelli non lo vedono. Perché non lo vedono? Perché ricordatevi che quando noi vediamo, non so, una foglia verde, perché è verde? È verde perché assorbe tutte le radiazioni visibili, meno che il verde lo respinge. Quindi siccome la rodopsina è rossa, vuol dire che il rosso viene respinto. Per il bastoncello il rosso non c'è. Quindi diciamo che questo ci aiuta, a patto di non accendere luci mentre andiamo a osservare. Tutto questo funziona, diciamo, in maniera ciclica, cioè il recettore si scarica e poi si ricarica. Cioè vedete, in questa seconda fase ci sono dei tempi, no? Quindi velocissimo la reazione primitiva, quella della luce. Poi passiamo ai nanosecondi, poi ai microsecondi, poi ai millisecondi, poi ai secondi. Poi qui si comincia a ripassare dalla forma trans alla forma cis e si ricarica, si riforma la rodopsina. Ma in realtà, per arrivare alla formazione di la quantità iniziale di rodopsina, ci vuole un sacco di tempo. Se voi vedete questa curva, che è poi l'adattamento al buio, vedete che ci sono due curve. Guardate i tempi. Quella sopra è quella dei coni, che è molto più veloce. Poi, però, a un certo punto non funziona più, perché abbiamo detto che al di sotto di una certa luminosità il cono non funziona, e quindi quella dei bastoncelli, vedete che è lunghissima. Cioè, per ricaricarsi completamente passa mezz'ora. Quindi, questo perché i tempi sono diversi. Un'altra cosa molto interessante, complicatissima, però interessante, è che in realtà la nostra visione, noi se pensiamo che il nostro occhio sia una telecamera, siamo partiti già male, perché in realtà noi otteniamo, perché ci sono, vi ho detto prima, cellule gangliari ce ne sono di 12 tipi, cellule macrie ce ne sono di 27 tipi, perché... Questo l'ho studiato sulla retina di coniglio, che pare che sia molto simile alla nostra. Vedete che ci sono dei neuroni che hanno una sorta di campo, no, concentrico. Sono i cosiddetti neuroni della retina on-off, perché in pratica quello che fa vedere non è tanto quello che è veramente nella realtà, ma è la differenza di contrasto tra una cosa e l'altra. Cioè praticamente ci sono delle cellule, poi sono cellule a macrine, che... vanno praticamente, e cellule orizzontali, che vanno praticamente a eccitare, quando vengono colpite la parte centrale, si eccita la parte e si disecita la parte periferica. Vicino c'è un altro neurone che fa l'opposto. Qual è lo scopo? È di creare una sorta, un po' come diceva Valerio, no? Di vallo tra una cellula e l'altra, in modo che praticamente il campo visivo singolo della cellula gangliare, che ha un suo campo visivo, sia circondato da una zona scura. Questo, ecco cosa servono i movimenti saccadici anche, perché se io sposto, questo contrasto è in continuo movimento e quindi aumenta ancora di più. Cioè la differenza tra chiaro e scuro è massimale. Ciascuno di questi 12 tipi di cellule gangliari fa una cosa diversa. Cioè non dobbiamo pensare che lo stimolo sia visto allo stesso modo, no. Ogni gruppo di queste migliaia di cellule fa delle cose differenti. C'è quello che per esempio esalta e tutto viene visto in una sequenza temporale. Cioè se io anche accendo in un campo bianco un puntino nero, non ho uno stimolo unico, ho un filmato. Cioè, come se fosse un filmato, cioè praticamente c'è qualcosa che mi fa vedere, un gruppo mi farà vedere lo stimolo che arriva, si accende il puntino nero, poi lo stimolo finisce, eccetera. Ma non è sincrono, ci saranno neuroni che vedranno lo spegnimento, ma altri che vedranno cosa succede vicino per questo spegnimento. Quindi in sostanza si hanno una sequenza di, sono 12 tipi, quindi di 12 immagini diverse che sono una cosa simile, questa è una simulazione, ma più o meno una cosa simile, qui ce ne sono meno di 12, ma vedete che non è la stessa immagine. Ci sono contrasti a noi sconosciuti, cioè non si capisce in realtà che cosa veda veramente. Tutto questo viene inviato al nervo ottico. Questo vuol dire che di fatto, se la retina funzionasse davvero come una telecamera, sarebbe molto facile ridare la vista ai ciechi, ma non è così.
Cioè, noi non vediamo realmente, se potessimo vedere cosa vede la retina, non è quello che vediamo noi, assolutamente. Allora, tutto questo meccanismo, scusate, questo meccanismo è possibile per questo fatto, e questa è anche la ragione, cioè a un certo punto, se noi, come diceva Valerio, se noi avessimo una risoluzione altissima, noi teoricamente dovremmo avere una fibra per ogni recettore. Non è così, dovremmo avere un cavo, un nervo ottico più grosso del nostro corpo. Non funziona così, no? Se voi vedete in questa diapositiva, vedete che mentre i coni sì, sono anch'essi parzializzati, vedete che afferiscono a un certo numero di coni, afferisce a una cellula granghiale, a un gruppo, a una cellula granghiale. Ma vedete la differenza dei bastoncelli? I bastoncelli sono molti di più che hanno la stessa via finale comune. Questo ci permette di risparmiare le fibre, ma naturalmente ci riduce l'acuità visiva, cioè la risoluzione, che praticamente è pochissima nei bastoncelli. Per contro, aumenta la sensibilità, perché è come se io collegassi in parallelo più recettori, e ovviamente tutto questo è molto semplificato, perché in realtà c'è tutto un meccanismo di inibizione, di eccitazione, ma in fondo il tutto viene fatto per migliorare sia la sensibilità alla luce, parliamo di bastoncelli, alla luce scarsa, cioè quella che si chiama visione scotopica. Come diceva Valerio prima, il range dinamico è elevatissimo, vedete questa scala che è logaritmo. Quando noi dobbiamo lavorare qui, cioè praticamente qui è un astrofilo che guarda il cielo profondo senza nulla, vedete che comunque c'è un certo numero di livelli. Se voi fate a mente quello che ha detto lui prima, qui c'è un certo campo dinamico da regolare. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna che ci si adatti al buio. Come fa il bastoncello ad adattarsi al buio? E la cosa è abbastanza complicata, nel senso che non solo è una questione biochimica, cioè la risintesi di tutta la rodopsina, e quindi i 30 minuti famosi, ma dopo i 30 minuti accade una cosa diversa, cioè vengono modificati i meccanismi di comunicazione di quelle famose cellule accessorie della retina. In pratica aumenta la sommazione spaziale, che vuol dire collego più fotorecettori, li metto in comunicazione per l'occasione. Quel meccanismo di aumento di inibizione laterale, che vuol dire il meccanismo che migliorava il contrasto, si autoinibisce. Cioè, cosa vuol dire? Quei cerchi concentrici che determinavano una zona scura intorno alla zona chiara centrale tendono a sparire. Cioè, praticamente si fa in modo che tutto, non c'è più il segnale on-off, c'è solo il segnale on. Questo vuol dire che il contrasto scende moltissimo. Cioè, noi quando guardiamo quei bastoncelli di contrasto ne abbiamo veramente poco. Però, naturalmente, abbiamo una superficie maggiore, perché utilizziamo anche quei neuroni che in realtà erano inibitori, bloccavano e diversificavano, diciamo, lo spazio tra uno e l'altro, li utilizziamo come recettori positivi, in un certo senso. Ricordatevi anche che, come dicevo, nella visione scotopica la sensibilità si sposta verso il blu, perché il bastoncello, allora, il cono si disattiva piano piano, il bastoncello è cieco al rosso. Quindi, in buona sostanza, nella conclusione di questo discorso, bisogna ricordare che quando uno vuole vedere bene al buio, deve aspettare almeno 30 minuti, meglio se di più, perché vengono fuori gli altri meccanismi di elaborazione retinica. Usare la luce rossa. Ricordatevi che è indipendente l'adattamento, cioè, in altri termini, io posso leggere tranquillamente con un occhio, usando una luce rossa, tenere l'altro tappato, e quell'occhio lì mi è perfettamente adattato, anche se io poi giro o vado da un'altra parte. Quindi gli occhi, ricordatevi che sono due. E utilizzare la visione distolta, con la L e non con la R, che vuol dire guardare con la coda dell'occhio, perché, come dicevamo all'inizio, i sistemi diottici dell'occhio convergono verso la fovea, dove non ci sono i bastoncelli. Allora io devo fare in modo di spostarli, un po' con i movimenti saccadici, un po' con la visione distolta,
che vuol dire che spesso guardo il cielo profondo, non vedo niente, sposto lo sguardo un attimo e mi appare l'oggetto. Naturalmente è a scarsissimo contrasto, però lo vedo. Torna Valerio. Sì, arriviamo, vediamo due illusioni ottiche e diciamo, per arrivare verso il finire della nostra chiacchierata, noi abbiamo visto, diciamo, l'osservazione rispetto, diciamo, al fatto meccanico, per così dire, dell'arrivo della luce, fino al fatto fisiologico, che poi è quello dei recettori e del cervello, eccetera. Con questo andiamo a sconfinare dal fisiologico, addirittura in parte lo psicologico, e vediamo due esempi di, diciamo, di osservazioni che sono non veritiere, per così dire. Questa, se voi guardate, credo che questo quadrato, che poi forse non è neanche un quadrato perché è 16 noni, comunque vi apparirà più grande di questo nero, giusto? E invece sono uguali. Questo è un'illusione ottica dovuta al fatto che per fortuna una volta tanto ci serve, perché sì, le stelle sono chiare sì, e il cielo è scuro per una volta tanto. Sì, sì. Dovuto al fatto che appunto lei, quando c'è più flusso luminoso, la stimolazione avviene, quindi nel caso del bianco, non solo per i fotorecettori colpiti, ma anche per i fotorecettori confinanti. E quindi noi fisiologicamente vediamo un qualcosa di più grande. Quindi questo ci appare senza che noi ce ne accorgiamo. Quando noi guardiamo la luna, ad esempio crescente, una piccola falce di luna, e la vediamo così, ma in realtà non è così. Questa falce sarebbe molto più piccola, perché questa zona qua, che è la luce cinerea dovuta, questa è la parte illuminata dal sole. Questa è la parte della Luna illuminata dalla Terra. Il rapporto tra la luminosità del Sole e la luminosità della Terra sulla Luna è 7000, è un fattore 7000. Quindi qui arriva 7000 volte meno luce che qua. Quindi i nostri fotorecettori vedono questo molto più bianco e lo fanno vedere più grande. E non sarebbe così. Questo, secondo me, è ancora più interessante e curioso. E lì si sconfina, come dicevo, nella psicologia della visione. Se voi guardate qui i binari, guardate un po' questi due segmenti che sono messi tra i binari, credo che se io vi chiedessi come questi due segmenti qui come sono, tutti mi direste che questo è più lungo rispetto a quest'altro. E non è così. Se prendiamo un metro e lo mettiamo qui sul foglio del computer e lo misuriamo, questo è uguale a questo. Perché lo vediamo così? Perché, come psicologia della visione, noi pensiamo che questi siano binari paralleli e quindi vadano verso lo sfondo, e che quindi, essendo questa distanza, noi immaginiamo che la distanza tra qua e qua sia la stessa, perché questi sono binari paralleli, e quindi questo oggetto che occupa più spazio lì in mezzo è più grande. Ma non è così. E noi abbiamo disegnato questi quattro segmenti che rappresentano i binari, questi due, in maniera tale che questi due, che vedete di colore amaranto, sono lunghi uguali. Questo dove ha il massimo effetto, diciamo, nella nostra osservazione, che possiamo considerare osservazione astronomica? È quando noi osserviamo il Sole o la Luna bassi sull'orizzonte. Io credo che chiunque di voi, se ha osservato il Sole o la Luna basso sull'orizzonte, gli sarà apparso più grande rispetto a quando li vede alti nel cielo. E siccome questo succede a tutti, significa che ci deve essere la motivazione, sostanzialmente. E dove sta la motivazione? È appunto un po' psicologia della visione. Alcuni credono, ma erroneamente, che questo sia dovuto alla rifrazione atmosferica. La rifrazione atmosferica c'è a livello, dell'orizzonte, ma fa sì che ci sia, diciamo, un appiattimento, cioè il Sole la Luna si vedrebbero non rotondi ma un po' ovalizzati. Ma la dimensione non dipende dalla rifrazione atmosferica. Il fatto che si vede più grande è dovuto a questo che tento di spiegare. Quando noi guardiamo in alto la volta celeste, noi pensiamo che la sommità della volta celeste, per così dire, questa apparente volta celeste, sia più vicina rispetto all'orizzonte. Questo perché noi inconsciamente la mettiamo in relazione con gli oggetti che noi abbiamo qua. Quindi, siccome
La volta celeste noi la mettiamo in relazione, che so, con lo spigolo di un tetto o con un albero, che saranno alti 20 metri, anche se fosse un grattacielo 100 metri o 200 metri. Invece quando guardiamo all'orizzonte la mettiamo in relazione con quello che vediamo all'orizzonte, delle case lontane, delle montagne lontane, che saranno a 5 km di distanza anche da noi, a 10 km di distanza anche di più, mentre noi non abbiamo sopra di noi delle montagne a 10 km di distanza, perché non esistono montagne alte 10 km. Allora noi pensiamo che l'orizzonte sia più lontano rispetto allo zenith, alla sommità dello zenith. Allora, pensando questo inconsciamente, quando noi vediamo la Luna o il Sole, che in realtà hanno la stessa dimensione, se all'orizzonte o allo zenith, ce la facciamo apparire più grande perché pensiamo che sia più distante, come nel caso dei binari. Quel segmento qua, noi lo vediamo più grande rispetto a questo, perché pensiamo che sia in prospettiva e che quindi sia più distante rispetto a questo segmento qua. Invece sono alla stessa distanza, perché voi siete lì e lì vedete la stessa distanza, e sono lunghi uguali, perché se li misuriamo vi dimostriamo che sono lunghi uguali. A questo si somma anche il fatto che a causa dello spessore dell'atmosfera, all'orizzonte le stelle sono meno luminose perché c'è più estinzione atmosferica, quindi noi ne vediamo di meno, e vedendone di meno inconsciamente pensiamo che siano più distanti. Quindi la somma delle due cose ci fa vedere la Luna grande all'orizzonte è più piccola. Se noi mettessimo, però traguardassimo, che so, con un dito, la Luna sottende mezzo grado, e che significa che a distanza di un metro è circa un centimetro, diciamo. Se noi mettiamo un dito davanti alla Luna e la copriamo giustamente, poi quando è l'orizzonte, e poi la mettiamo verso lo zenith, ci accorgeremo che effettivamente sono grandi uguali, perché a quel punto, no, il nostro riferimento del dito ci farà capire che sono grandi uguali, ma togliendo il dito noi la vedremo grande come prima. E la stessa cosa succede quando noi la guardiamo al telescopio. Quando guardiamo al telescopio non abbiamo più sistemi di riferimento, e quindi se noi guardiamo la Luna in un telescopio che ha un campo di un grado, la Luna è mezzo grado, nel telescopio che sta guardando con la Luna alta vedremo che occupa mezzo campo, e con la Luna bassa vedremo che occupa mezzo campo, perché questa psicologia della visione non ci sarà più. Qui noi abbiamo finito, e diciamo che l'illusione più grande è quella di essere stati su 100 metri.